Ciao amici, benvenuti sul canale. Sto andando a prendere Lara con l'inganno. Dirò a Lara che si andrà a cena con il Lance e la Dani e invece no, la porterò in un posto, tra l'altro è brutto tempo. Non vi dirò neanche a voi dove, ma sono sicurissimo che si incazzerà da morire. A dopo, ciao. Ok amici, abbiamo deciso io e Lara di testimoniare anche quello che non è un'indagine, testimoniare un'uscita, una cena con gli amici, in questo caso il Lance e la Dani, perché ci sembra giusto anche farvi vedere come ci divertiamo, oltre che farvi vedere luoghi spaventosi, eccetera. Contenta di sta cosa, Lara? Sì, sono contenta, però devi perdere il vizio di telefonare 2 secondi prima Vabbè, oh. cioè uno si preoccupa e si prepara tutto di corsa. Comunque, certo, sono contenta di trovare Dani e Lenci, ci mancherebbe, Ok, ci vabbè, ma almeno mancherebbe. testimoniare i nostri Certo, amici, qualcosa che certo. non sia sempre solo un'indagine, come abbiamo Infatti. fatto la sera del saluto per i 1.000 iscritti, Iscritti, è bello infatti. dire, insomma, ai nostri segnalini che, insomma, ci divertiamo Sappiamo anche. anche divertirci, Esatto, infatti. esatto. Quindi niente, ci rivediamo al ristorante. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo arrivati al ristorante, ti piace? Ma è bellissimo, bellissimo. È una, cioè, non so se si vedono i tavoli illuminati con Sì. le No, candele, per il momento non si vede quasi niente. soprattutto il Lance e la Dani, Sì, il veramente. Lance non è neanche in macchina, potete Mamma, vedere. ma voi non immaginate No, come. allora Cioè, ragazzi, qua le scarpe, fai vedere, vabbè, alzi. le scarpe, voglio No, no, non le dire. scarpe, dico alza le scarpe, c'è il mio Ah, zaino. ok, Se io sì. porto lo zaino, cosa vuol dire? Ma che si va in indagine? Esatto. In questa ridente e amena località Dillo dove siamo ma perché. è in un posto stupendo, dal nome Avvicinati suggestivo alla luce perché non ti non vedo. mi vedi. Ok, così ti vedo. Siamo in una località dal nome suggestivo. Dove io ci sono già stato un pomeriggio da solo. C'è uno al venerdì sera dove vorrebbe andare a trascorrere una serata Al in cimitero di compagnia al Bombardone. cimitero di Bombardone. Ora io Perché dico, c'è il Conte? perché c'è il Conte Weiss? Sì, ho capito, Appunto. però voglio Io dire, l'altra volta sono venuto giù senza K2, cioè senza non si vede un niente. accidente, non si vede niente, niente. Siamo nel nero più Nel nero più assoluto. assoluto, l'unica cosa che abbiamo visto arrivando è un riccio È e una lepre. una lepre che ci ha preso per due scemi. Mamma. Anche la lepre ci ha preso per Sì, no, scemi veramente, perché. veramente. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere dove siamo. Scendi Nulla. pure. Ragazzi, no, non si vede niente, proprio zero. Mettiamoci sotto sto faro almeno perché. Allora ragazzi, si vede il faro, ma non si vede niente. No, non ti si vede, Lara. Non mi si vede. No. Niente, pazienza. Allora vai lì, siediti in macchina e Cosa racconta faccio? dove siamo perché io le riprese le ho. Praticamente la ripresa l'ho fatta partire adesso, però ormai le ho detto Lara, t'ho fregato, vai a vedere dove siamo. Sì. Ti ricordi il nostro Allora, sì, video? dai. Allora, siamo al cimitero di Bombardone. Avvicinati di là perché non ti si vede. Ok. Mi si vede adesso? Mica tanto, fa Come niente. faccio? Mi Ok, così, Sì. sdraiati. Faccio il documentario così Ok. stasera. Siamo al cimitero di Bombardone, Al cimitero dove? di Bombardone, dove c'è il mausoleo del conte Giuseppe Veil Weiss, Rumore. un nobile di origine austriaca che è venuto ad abitare in questa zona, è morto nel 1939, è venuto ad abitare in questa zona perché gli piaceva innanzitutto, è stato anche parlamentare. È stato anche parlamentare e l'ha riqualificata notevolmente con opere di bonifica, irrigazioni, insomma, ha dato un notevole sostegno, insomma, alla zona e ha voluto abitare qua perché gli piaceva in particolare. Ragazzi, pensate che lei è venuta qua e non sapeva niente. Se lo sapeva, vi rompeva le palle per 2 ore. Ho dovuto Ha già guardare parlato veloce. troppo. Ho guardato veloce, veloce. È stato sepolto qui, però non è stato sepolto nel cimitero, ma in un mausoleo qua vicino, perché lui è di origine ebraica.
Sì. La leggenda vuole, devo proprio star così. Sì, devi star così se non ti vedo. Leggenda vuole, no, non è leggenda, è cosa vera degli anni Ottanta, che un, ma l'aveva raccontato anche sì, Corrado sì. A suo tempo quando era venuto di pomeriggio, che un signore passando di qua, passando vicino al mausoleo, ha sentito dei rumori, come dei sospiri, dei rantoli. È spaventato, è corso in paese dove si stava facendo una festa e ha detto questa cosa. Sono venuti a controllare, effettivamente si sentivano questi rumori. Insomma, sono stati coinvolti forze dell'ordine, hanno chiamato dei medium, sono venute le TV locali e praticamente tutti pensavano fosse lo spirito del conte, no? Che era in qualche modo arrabbiato perché non era stato sepolto all'interno del cimitero. Invece era semplicemente un nido di barbagianni. Di barbagianni che fanno questo verso molto simile ai rantoli umani. Vabbè, io okay. Mi sono dovuta studiare sta cosa in 5 minuti perché invece della pizza sono venuta a bombardone. Ma non ti è venuto il sospetto che per almeno 20 km... Sì, a un certo punto sì. Però capisci bene. E oltretutto ti avviso che ho già sentito un rumore brutto provenire dalle mie spalle e sta iniziando a piovere. Come sta iniziando a piovere? Sì, anche forte. Quindi ci dobbiamo dare una mossa, ecco. Sennò l'indagine non la facciamo. Ciao. A dopo. Ok Lara, ha iniziato a piovere, questa sì. Sarà un'indagine un po' strana. Molto strana, non ho più avuto fa un freddo adesso. Porco, sta iniziando a piovere e questo è l'ingresso del cimitero di Bombardone, dove appunto anche l'altra volta vi portai, ovviamente adesso chiuso, sì. Almeno penso, ma tanto anche se fosse aperto non entriamo, comunque, no, è chiuso, sì. Comunque... Insomma, siamo in un bel posto, per passare un venerdì sera un bel posto. Sì. Ho sentito un altro rumore, io sento rumori dietro là. Eh sì, è già il secondo che sento certo. Io. Allora, solo noi dovevamo fare una cosa del genere. Sì, cioè... sono due imbecilli. Ma io più di te perché ti ho portato, grazie. Ma tu più di me che non ti sei offesa. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Ma io pensavo che la porta fosse qua, invece no. No, questa qui è la porta del cimitero, ma la porta da dove si va per andare al mausoleo, insomma, alla tomba del conte Weiss, è qua dietro, sempre che da qui a un anno fa non l'hanno chiuso. Ma caspita, capisco che... È qua. Ah, ma porca miseria. È aperta, infatti. E quella è la... Cioè, per fortuna che non ho messo i tacchi, perché sennò... Ma quali tacchi? Eccolo lì. Oh. Siamo davanti, ragazzi, alla tomba. E anche, l'hanno anche fatto bella, ci sono i sassolini e hanno tagliato l'erba. Prima, prima c'era un disastro. E c'è un lumino acceso. C'è un lumino acceso. Sì. Ma che meraviglia, non era così l'altra volta. Vieni qua vicino. Ragazzi, noi, almeno noi, io, perché Lara purtroppo non sapeva niente, comunque ho portato l'RF sì. E anche il K2. Lara c'ha l'RF, io ho il K2 in tasca, dopo magari lo accendo. E purtroppo non si può girare tantissimo, ragazzi, perché il posto è strapiccolo. Sì, comunque è pieno di erbacce. Cioè c'è l'erba alta come noi, provate a vedere, questa è alta come me, questa... Sì. E quindi però noi niente, ci mettiamo qua e vediamo se effettivamente qualcosa succede. Io mi ero ripromesso di tornare e infatti sono tornato non da solo questa sì. Volta allora vedo che il portone porta le W dei casati del casato Weiss sì. 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 Poi ci sono le due tombe sia di lui sì. Barone Giuseppe Weiss di Lainate, sì. Possibile? 19 gennaio 1863, 30 aprile del 39, del 39. E qua invece abbiamo la moglie, baronessa Giselda Weiss di Lainate, nata a Cesaretti, 26 sì. Ottobre 1874. Morta nel 1956. Ragazzi, noi siamo qui con gli strumenti, speriamo che non arrivino vivi, ma non penso, perché solo due cretini possono venire qua di notte. Veramente, cioè siamo visibilissimi perché... leggermente, qua o le lepri con... o...
Io accenderei, noi abbiamo tutti e due gli strumenti, io li accenderei tutti e due. Allora proviamo a metterlo lì, ma ho paura che... No, se casca è un casino. No, quello non casca. Ok. Aspetta. Tiralo un po' più su, Lara, perché sennò mi arriva in testa. Okay. Oh, scusa. Allora, Conte Wise, noi siamo venuti qua a vedere se lei dà segnali e se tutto quello che è stato detto su di lei, ossia che si lamentava perché non era dentro il cimitero insieme agli altri defunti, sono fandonie oppure era la verità. Noi siamo scettici, però nello stesso tempo siamo curiosi. Quindi se c'è, se ci vuol comunicare qualcosa, ci farebbe assolutamente piacere. Conte Wals è qui? Se è sì e ci vuole dare un segno di sé, può avvicinarsi a questo strumento, o lei o la sua signora. Abbiamo due strumenti sulla porta d'ingresso della sua... Esatto, non deve avere paura, non fanno nulla. Oppure può fare anche un rumore. Un rumore, esatto. Il tuo rumore? Sai, sarà la suggestione di essere qua da soli. Cos'è stato? È un tuono o qualcosa che arrivava da là. Da dove? Da là, però può essere un tuono. È probabile. Senti? Sì, è un tuono. Sì, sì, un tuono. Mamma mia, che spavento. Cioè, va ben tutto, però. Cioè. Abbiamo detto di fare un rumore, però. Conte, se vuol fare un rumore o se vuole avvicinarsi agli strumenti che abbiamo vicino a questo cancello, potremmo capire se lei è qui con noi. Però c'è un attacco in più sulla RF. C'è un attacco in più sulla RF, vedo adesso. Sì. Ragazzi, c'è un attacco in più sulla RF che non è fissa, però. Non è. Strano. Strano. Il capo 2 fermo. Ah. Ma anche l'RF è fermo. Togli la luce dall'RF. Infatti. Conte, è qui con noi? Se sì, provi senza paura ad avvicinarsi a questi strumenti. Ne abbiamo due, uno qui di colore bianco e uno nero con l'antenna. Ma che strano, la doppia attacca. Questo è strano però. Non si può chiamare che anomalia, non ha brillato ma è fissa sul 2. Di solito l'accensione è fissa sull'1. Cos'è? No, avevo la luce qua, l'ho voluta spostare. Cioè, se ti giri non c'è il nero più. C'è il nero più totale. Mamma mia. Conte è qui con noi? O la signora Giselda? O la signora? Se sì, fatevi palesatevi in qualche modo, o con gli strumenti o con qualche rumore, qualche cenno. Noi non sappiamo come comunicate, è una cosa a noi sconosciuta. Tra l'altro, viste le condizioni, non abbiamo preso su nemmeno per dire lo zoom o cose così. No, appunto, anche perché con la pioggia, ragazzi, ogni rumore è sospetto, quindi... Cos'è stato? Ah no, forse è un... Cosa? Un bagliore contro qua. Io non ho luci, cioè sì, ho la luce della telecamera, però sto puntando di là. Cioè ha tremolato la luce contro la colonna qui, come se ci fosse una candela. Non sento il cielo. Sta cercando di prendere energia, Conte? Sulla torcia di Lara?
Lei si chiama Lara, io mi chiamo Corrado. Piacere. Ma mi fa piacere. O sono ancora tuoni o sono passi. No, passi voi. Io ho sentito qualcosa comunque, è già la terza volta che sento qualcosa. Però i passi, ragazzi, qua siamo in mezzo all'erba. Oh, scusa. Sempre di là. Però là se... c'è il muretto? Sì, ci sono solo coltivazioni là. E poi comunque c'è il muretto. Sei tranquilla? Oddio! Non tantissimo. Tranquilla, tranquilla no, cioè già trovarmi nel buio completo, poi tu dici che senti dei passi, cioè io... Io quando siamo scesi dalla macchina ho sentito un rumore mentre tu parlavi dentro la macchina. E li ho sentiti. Allora ci possono essere gli animaletti. Sì, certo, ovvio. Cioè adesso poi non vorrei neanche pensare che ci mancherebbe. Tutti i deficienti che vengono di notte al cimitero, non penso. No, cioè. Ma dico. Però io rumori li ho sentiti, eh. Sì. Comunque mi fa strana quella seconda. Adesso io ho avuto una sensazione strana, ma non la dico, sennò anche tu. Dondolato qua sotto, sì, ma deve essere. Ah, sei tu? Però cavolo. Deve essere questa, questa piastra che ha dondolato. Ragazzi, siamo un po' agitatelli, eh? Ma scusami, come ha fatto? Spiegamelo. Non lo so. No, si muove, guarda. Si muove? Sì, si muove. Ok. No, ma la cosa che a me fa strano è la seconda tacca dell'RF che non si muove. Proviamo ad abbassarlo ancora infatti, un po' di più. Aspetta che lo prendi in mano. No, lascia. Non va via la tacca. L'ho abbassata ancora, ragazzi, ma la tacca rimane sempre accesa. Guardate anche voi, se voi seguite le nostre ispezioni potete vedere che l'RF quando si accende ha solo una tacca accesa, poi se deve brillare brilla dalle due tacche in su, ma qui invece è stranissimo perché ce ne sono due fisse. Rumore di lì, ma il vento, ok. K2 è assolutamente fermo anche lui. Ci stiamo bagnando fino a... Sì, ho l'ombrello, ma... No. Conte Wiles, noi tra un po' la salutiamo e la lasciamo riposare. Però volevamo capire se tutto quello che è stato detto su di lei o, insomma, su questo cimitero è vero o sono fandonie. Si era parlato di un rumore, di un rantolo che avevano attribuito a lei, ma che invece sembravano essere dei barbagianni. Un nido di barbagianni, sì, infatti. Qual è la verità? Lei può confermarcelo che è così? O in un senso o nell'altro? Guardando dentro, ma io sono di un'idea, io farei un giro vicino al cimitero perché sono anche io là sentivo i rumori. Provo a prendere, poi torniamo qua ancora, però tanto ragazzi questa indagine è un'indagine lampo perché il posto è strapiccolo, in più insomma piove tantissimo, sì. Io sto bagnando la telecamera, qua c'è una campana. Beh, mi sembra giusto. Qui dice la mia macchina e non c'è altro. Una pioggerellina romantica. Il posto giusto proprio. Secondo me la Dani e Lenci ridono come sì, due. Sì, veramente, diranno ma questi sono scemi. Esatto. Diranno ma che bello che noi siamo in pizzeria e loro sono andati. Infatti. Loro sono andati in pizzeria, mi sembra. Allora, qua c'è un cimitero, ragazzi. Allora, ovviamente ci sono tante scuole di pensiero, no? Quelli che dicono che il cimitero che sia abbandonato o non abbandonato, comunque ci siano delle energie. Io alle energie ci credo. Credo molto di meno ai fantasmi, ma le energie sì.
Per cui noi gli strumenti li abbiamo in mano. Possiamo anche fare una domanda, ovviamente è chiuso, e se anche fosse stato aperto non saremmo entrati. No, non saremmo entrati, assolutamente. C'ero entrato io l'altra volta, ma un mordi e fuggi, però... Beh, era giorno, era tutto aperto, c'era il sole. Ma di sera, così fosse stato anche aperto, non mi sembra il caso. No, però una domanda mi viene da farla, non l'ho mai fatta in un cimitero, sarebbe la prima volta. E siamo andati anche, ti ricordi, a Crespi d'Adda, ma... Crespi d'Adda abbiamo trovato chiuso, purtroppo. Però era un altro contesto. Sì, era un'altra situazione, non era un'indagine, cioè era un'altra situazione, sì, certo. Un altro sisma. Qua invece fa un po'... Fa un po' strano. Sì. Vabbè, c'è qualcuno qui? C'è qualche anima che riposa? Se sì, abbiamo due strumenti in mano. Se vi volete avvicinare, ci date un segno per capire se effettivamente in un cimitero ci sono energie. Volete c'è qualcuno? Sì. Scusa. No, volete provare ancora? Avvicinatevi voi, noi rimaniamo di qua. Assolutamente sì, per rispetto e perché non vogliamo violare la vostra... Esatto, non vogliamo disturbare. Fate un rumore se volete palesarvi. Sì, tanto magari giriamo un po'. Ecco, ci siamo fermati qua. Che è? No, deve essere... Si è innescato qualcosa? Il rumore di un innesco. No? Non hai sentito? Sì, allora c'è una campana in lontananza, ma si è sentito... No, non è una campana, è un innesco. Come un innesco? E sembra... Sì, no, ho fatto un... tipo un generatore. Sì, un generatore, ma di che? Qui non ci sono neanche le luci. Cioè, non ci sono... c'è l'unico lampione, quello lì, anzi, sì, è acceso ancora, ma è l'unico. Anche le lucine qua dell'ingresso chiuse, del cimitero sono spente. Anch'io ho sentito un... È un innesco, è come se entrasse in funzione un macchinario. Ma non capisco quale. Cioè, siamo... Qui c'è una cappelletta. Sì, quella lì è una cappella che... No, è completamente al buio, l'ho vista prima. Anche perché... la porta vetri, ma non si vede. Niente, proviamo a fare un giro fin là e poi ritorniamo dal conte e ce ne andiamo anche, insomma. E fin là dove? Fino alla fine della strada. Non so se si può fare un giro, ma non penso. Ma mi sa che è tutto campo. Sì, è tutto campo. Ragazzi, non si vede assolutamente niente, guardate, siamo nel buio più totale. Guarda, ha brillato? Ha ballato leggermente. Ma pensa a te. Allora, stavo guardando, qua pali non ce n'è, no, l'unico c'è lampione niente. È quello là. Guarda. Rivoltalo verso di me però, perché... Aspetta che io... La vedo da qua che balla. Balla sul secondo. Sì, è fissa adesso. C'è qualcuno qui? Prova a sentire l'antenna, è chiusa bene, vero? Ha brillato il K2. Oi! È cazzarola, non so se l'ho beccato, ragazzi, puoi ma ha brillato. Puoi dargli mano a me? Aspetta. Quando sono venuto per controllarti l'antenna? No, va bene. C'è l'RF che ha questa...
Ma è strano sta roba, seconda ragazzi, tacca qua. Che... Oh, l'RF, il K2 ha brillato di brutto, è arrivato quasi fino al rosso. E quello non me ne sono accorta perché era girato. Adesso l'RF brilla, cioè appena appena, dà dei segnali flebili. Boh, c'è qualcuno, ragazzi, qua che ci vuole dire qualcosa? Volete darci un segno? Siamo qui a non disturbare, solo a curiosare. Se siete vicino a noi, passateci accanto, senza prendere energie da noi ma dagli strumenti, o dalla videocamera, o dalla pila, o da questi due strumenti che ha in mano Lara. So che è strano trovare. Però sti cani sono vicini, eh? Non è che c'è qualche contadino che viene qua. Beh, ci sono le case lì in fondo. Ah, ok. Aspetta che accendo il mio faro. Comunque è creepy, eh? Fa strano trovare il cancello rivolto proprio da questa parte, come se volessero proprio... Farci entrare. No, l'hanno voluto isolare, no? Sì. Cioè non ha la stessa entrata. No, ma infatti era per quello che si dice che il conte era arrabbiato. Cioè, rumore. Come rumore? Oh ragazzi, o sono rimbambito io, adesso ho sentito un rumore di là. Boh. Conte, la disturbiamo. Per l'ultima volta. Conte, barone, mi scusi. Barone. Prova a appoggiarlo ancora alla RF per vedere se ti fa lo stesso scherzo di prima. Adesso sembra... ha smesso di piovere. Di colpo? Sì, non piove più. Ma questa è bella. No, qualcosa sì, ma... non fa più cic-ciac sull'ombrello? Poco. Barone, siamo qui per salutarla e poi togliamo il disturbo ammettendo che gliel'abbiamo recato. Mamma mia. Essere qua al buio completo fa impressione. Sì, adesso però ha smesso di piovere. Guarda, l'attacca. È tornata. Non ho visto brillare. Leggiamolo come un saluto da parte del barone? Qualcosa c'è però, eh. Sì, volevo mettere anche il K2 qui. Ogni volta che ti muovi con quell'ombrello mi fai venire un accidente. Fai un rumore terribile. Lo tolgo visto che... Ma sì, non piove più, spegni, chiudi, cioè. Barone, è vicino a noi? Perché lo strumento che abbiamo nero ha cambiato due volte impostazione, insomma, si è illuminato solo qui quando siamo da lei, di là no. E rimane fisso. Rimane fisso. Mai vista una cosa così. Potrebbe far togliere la seconda tacca? Potrebbe spegnere la seconda tacca? Per capire se è lei che ci sta in qualche modo comunicando qualcosa. Ma di sicuro non era così di là. Quindi comunque una cosa strana c'è qua.
Cioè, comunque, là un po' ha ballato. Sì, di là ha ballato, ma la tacca era tornata giù. È andata giù. Adesso invece si è... Io l'avevo detto, ma se torniamo... Se torniamo e vediamo com'è... Il K2 è fermo. Il K2 è completamente fermo. Però l'RF ha questa piccola indecisione, chiamiamola così. Tra l'altro è anche più basso il potenziometro del solito, quindi cioè, mi viene da pensare che potremmo anche alzarlo un po' e vedere cosa succede. Aspetta che tengo fermo. Adesso l'ho alzato di 2 per vedere se rileva di più. Adesso è esattamente a metà, prima era molto giù, più giù della metà. Barone, vuole comunicarci qualcosa? Continuo a guardare la lampadina che c'è lì dentro, cioè, mi sto dicendo adesso tra un po' dondola, no. Penso sia finta anche, cioè penso che sia un lumino, non una candela. No, io quella che penso laggiù dal... quella che penso laggiù dal soffitto, non quella là in fondo. È un peccato comunque che nessuno venga almeno a tagliare l'erba. Cioè, hanno messo la ghiaia, ma... Sì, appunto, già che c'erano... Potevano... Anche fatto... perché ci sono questi 2 piloncini. Cioè, potevano... Sì, che l'altra volta tra un paloncino e l'altro qua c'era una catena, che adesso non c'è più. C'era una catenella che ora non c'è più. Vabbè. Conte, noi... cominciamo a pensare di andare e comunque siamo contenti di essere venuti a trovarla. Lei è la sua signora. Sì. Ci scusi se abbiamo disturbato in qualche modo. E siamo ammirati per la sua vita. Abbiamo letto qualcosa di lei e siamo assolutamente ammirati per quello che ha fatto per questo territorio, anche se lei non era di qua. Sì, sì. E penso e spero che qualcuno la ricordi. Sicuramente, anche perché ho letto che era bibliofilo, quindi ha lasciato, e mecenate, quindi sostenitore di altri, quello che oggi si chiamerebbe lo sponsor, no? Sì, sì. Quindi aiutava la comunità e magari anche persone. Sì, perché lui, se non sbaglio, visse a Torino, però da Torino decise poi di trapiantarsi qua. E io infatti nel video precedente feci la battuta e dissi: caspita, andare via da Torino, che è una città bellissima, per venire in questi posti che non c'è assolutamente niente. Però magari è quel niente che a volte le persone cercano. Niente, esatto, sì. Strano l'RF. Adesso se andando verso la macchina sparisce, uno si fa un conto, si fa due conti. Eh? Sì. Andiamo. Arrivederci Barone. Arrivederci. Buon riposo. Sì, noi non lo spegniamo finché siamo alla macchina. L'ombrello ripreso? Sì, ce l'ho qua. Ok. Guarda, è diventato fino arancione. Non lo becco mai, porca miseria. Fino all'arancione. Ecco, vedi. Qui non c'è luce, ragazzi. Il lampione è ben distante. No, è distante. C'è qualcuno qua?
C'è qualcuno qui? Abbiamo visto illuminarsi la RF prima, questo strumento nero. Se volete riavvicinarvi, ci farebbe piacere sapere di voi. Però adesso è fisso sul 2. È fisso su, cosa che non era prima, perché quando siamo venuti qui era tornato sull'1. Sì. Cioè, fa un po' le bizze stasera sto RF, eh? Adesso il K2 ce l'ho qui, ma l'ho spento perché tanto... Voglio fare una prova, lo spengo, lo riaccendo. Prova. L'RF, cioè il K2 l'ho acceso. Proviamo magari a metterlo... Sulla finestrella lì. Lo accendo. Riaccendilo. Si accende già fisso sul 2. Sì. Stavo pensando anche che potesse essere un problema di carica, ma l'ho caricato stamattina, quindi. Ma poi semmai il contrario. Volevo infatti dire, ma saranno le pile, però non so come. No, si ricarica con USB, quindi. Se c'è qualcuno, si avvicina a questi strumenti davanti a questa finestrella. Volevamo capire se venendo ad un cimitero, come si dice, c'è tanta energia in questi posti. Se è vero quello che si dice. O magari se è un cimitero dove magari hanno smesso di fare delle sepolture perché magari sono... Ma mi sembra troppo in ordine, troppo nuovo. Sì, no, nel senso che magari non ne fanno più da un po' di tempo. Magari chi è stato sepolto qua ha già raggiunto... Certo. L'aldilà, la no? sua destinazione, e quindi certo. Magari non è più a vagare qua in questi posti. Può darsi, è una buona cioè, teoria. È un'ipotesi. D'altronde, ragazzi, noi lo diciamo sempre, finché non si va... Dall'altra parte sono solo certezze non ne abbiamo. Neanche gli scienziati hanno le certezze, quindi figuriamoci noi. Non ci sono certezze né di quello che si può vivere qua in attesa di passare a oltre, né di quello che c'è oltre. No, per niente. Se non sono arrivati gli scienziati a capire cosa c'è, figuriamoci noi due, quindi. Ma poi chiunque, penso. Appunto. Perché affermare... No, l'ignoto non lo puoi capire, non lo puoi conoscere, quindi è tutta aria fritta. Che dici? Perché effettivamente adesso sono molto più tranquilla e non avrei problemi a rimanere qua. Cioè... Torniamo ancora in quel punto dove ti sei illuminato l'RF là in fondo, giusto. Torniamo. Per vedere il K2 che così. Sì, bueno, quello lo spengo, tanto basta l'RF. Sì. Ecco ragazzi, io non so se vi ricordate la precedente ispezione che ho fatto io, però punta di là la torcia verso là, vabbè, okay. Non basta, non si vede. Però insomma là in alto, là in fondo, scusate, dove vedete quelle luci lì, lì ci dovrebbe essere la casa del conte Weiss, del barone Weiss, soltanto che insomma da più fonti che abbiamo interrogato sembra essere una casa assolutamente più distrutta che altro, quindi è inavvicinabile, è pericolosissima solo a passarci vicino perché sta per cadere a pezzi se non è già caduta, quindi mi viene da pensare che sia un'altra villa dei vecchi, insomma, e quindi anche visitarla risulterebbe impossibile, però magari torneremo una volta alla luce del giorno, no?
Cioè, appena ho spento la luce è partita la campana. Veramente? Ma l'hai spenta apposta? Sì, l'ho spenta apposta. Guarda! Ecco, hai visto? Adesso l'ho spenta apposta perché se brillava lo vedevamo. Cioè, il colmo è qua. Ma allora qualcosa c'è qui? Ecco, brava, tienila così la pila, non spenta ma così. C'è qualcuno qui che ha dato un segno al nostro strumento? C'è solo qui. Solo qui? Ma è possibile che io abbia questa sensazione strana? Di? Un déjà vu. Cioè? La sensazione di non so se ho visto qualcosa o un qualche video precedente del canale o non so dove, di qualcuno che diceva c'è qualcuno fuori che fuori dal cimitero. Ma quando io sono venuto qui mi sono soffermato qui per parlare della, cioè, relativamente alla mia visita di allora, ma non ho fatto domande qui. Sì. Io le domande le ho fatte davanti alla tomba del barone. Sì, sì, sì. È come se ci fosse qualcuno qua che gira fuori. E beh, di sicuro si è illuminato solo qua, ragazzi. Sì, solo qua. A parte l'attacca che ha ripreso. Come adesso. Sì, che poi aveva ripreso. Sì. Questo è strano. Beh, mi viene da pensare che se ci fosse un'anima o un'energia nel cimitero non avrebbe problemi ad uscirne. Cioè, nel senso, no. Non penso che... E magari ci ha seguito per curiosità. Ci puoi... ancora una volta dare un segnale? Per favore? Facendo anche un rumore questa volta, se è più semplice. Guarda l'attacca come si sta affievolendo. Sì, si sta affievolendo l'attacca. Guarda. Sì, sì. Comunque, guarda, sì. Beh, gli abbiamo chiesto di darci un segnale. Un segnale al contrario. Al contrario. Puoi riaccenderla, per favore? Puoi riaccenderla? Se riesci a farla arrivare anche agli altri colori, ma almeno falla ritornare all'altra tacca. Puoi farlo? No, questa è strana, forte. Guarda, guarda. Ancora. Grazie. Grazie. Vuoi dirci qualcosa? Ti faccio una domanda. Ti stiamo disturbando? Oh. Ok, beh, avresti ragione. No, hai ragione. Porca vacca. Vuoi che andiamo via? Sì. Sì. Una domanda e risposta. Ci dai l'ultimo segnale per capire che dobbiamo andare via? L'ultimissimo. Così capiamo che non è una casualità.
se ci dai un altro segnale, se fai ancora accendere le lucine, noi ti salutiamo e andiamo via. Qualcosa c'è. Allora vuoi che rimaniamo qua? Dobbiamo rimanere qua ancora un po'? Io sono curioso di sentire gli EVP. Per me abbiamo beccato qualcosa stasera. Dici? Sì. Beh, sarebbe il colpo. Secondo me sì. E non abbiamo lo zoom. Ah, non l'abbiamo... Né lo zoom né il Tascam. Oh, guarda. Adatto. Sì, sì. Però c'è troppa attività qua. Cioè, non troppa, però ce n'è. E secondo me sarà anche accompagnata da qualcosa. Guarda, guarda. Sì, sì. Ti chiedo una cosa. Sei da solo? Sì. Sei un uomo? Sei il barone o la baronessa? Sei un'anima del cimitero? Il mio stomaco, scusate. Senti che pace che c'è adesso. Sì, c'è un silenzio, mi verrebbe da dire da tomba, però così è. Scusaci se siamo... Però è un modo di dire. Uccellini a quest'ora? Boh. Hanno dato ancora un'attacca. Ragazzi, qua c'è solo un palo della luce. Hai sentito qualcosa? Sì. Cosa? Ci deve essere un animaletto. Punta sul... No, qua in mezzo alle foglie. No, punta sulla cosa. Su dove? Lì, sulla cappella. No, ma ci deve essere un animaletto in mezzo a queste foglie perché si sentiva proprio... Proviamo ad arrivare ancora fin lì? Io sono completamente fuori fuoco, vabbè. Proviamo a star qui, senza andare proprio davanti al barone. Strano come adesso ci sia un'unica tacca. Hai visto? Io no, però ti puntavo sopra. Ok, ha dato un... Barone, qui con noi, vicino? Siamo sempre quelli di prima. Va bene, andiamo piano piano verso la macchina. Sì, sì.
Beh, spegni ormai tanto. Ok. Beh, insomma, interessante. Eh? Molto, sì. Un'uscita assolutamente inaspettata, cioè io lo sapevo, sì. Però tu no, per sì, cui... Certo. Beh, all'inizio ero parecchio nervoso, cioè vista la situazione così... Ecco, quindi ti attimo... fermo qua e ti chiedo, sunto della nottata? Beh, a parte l'incazzatura iniziale, okay. Se si può dire, sì. No vabbè, la sorpresa in sé è stata comunque piacevole, all'inizio un po' di tensione, quello sicuramente anche perché c'era veramente buio e trovarsi al buio completo così, forse la suggestione, no? Sei davanti al cimitero. Di notte. Poi però pian piano, forse un po' agitata davanti al mausoleo la prima volta che siamo arrivati. Poi la cosa è andata migliorando dal punto di vista dell'ansia. Sì, poi ha smesso di piovere, ci siamo un pochino più rilassati. C'è veramente pace, sì, assolutamente. Si sta bene.